Buonasera a tutti, eccoci qui come di consueto ad aggiornarci in merito all'andamento della situazione determinata dall'emergenza coronavirus ad Inveruno e Fugato. Quest'oggi i concittadini positivi sono 22, abbiamo un cittadino positivo in più rispetto a ieri. 33 sono i cittadini in quarantena obbligatoria. Vi fornisco delle informazioni di dettaglio sulle fasce di età di appartenenza dei nostri concittadini positivi al coronavirus. Abbiamo 0 cittadini positivi sia nella fascia di età fra gli 0 e i 10 anni che nella fascia di età fra gli 11 e i 20 anni. 5 cittadini positivi nella fascia di età fra i 21 e i 30 anni. 3 nella fascia di età fra i 31 e i 40 anni, 6 nella fascia di età fra i 41 e i 50 anni, 4 nella fascia di età fra i 51 e i 64 anni, 4 con un'età superiore ai 65 anni. Come sapete, da lunedì Regione Lombardia sarà classificata zona arancione. Quali saranno le modifiche rispetto alla situazione attuale? Prima fra tutte, i nostri giovani studenti riprenderanno l'attività scolastica in presenza per la totalità fino alla terza media, in un rapporto che potrà andare dal 50 al 75% per gli studenti frequentanti le scuole superiori. I negozi riapriranno, l'attività mercatale riprenderà nella sua totalità. Questo significa che nel nostro mercato di mercoledì saranno presenti tutte le bancarelle. L'attività di ristorazione potrà proseguire ancora solo con l'asporto o con la consegna a domicilio. Permane il coprifuoco dalle ore 22 di sera alle ore 5 di mattina. Non si potrà uscire dai confini comunali se non per necessità, per lavoro o per motivi di salute. Come sapete, è aperta la possibilità alla prenotazione per la vaccinazione anti-Covid per i cittadini dai 70 anni in su, per i cittadini fragili e per i cittadini con disabilità grave. Se avete necessità di un supporto nella procedura di prenotazione o se avete necessità di porre domande e chiarirvi sui dubbi che possiate avere, la linea diretta è a vostra disposizione. Vi ricordo l'indirizzo email lineadiretta@comune.inveruno.mi.it oppure il numero di telefono a vostra disposizione dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio 353 40 56 360. Continuo ad invitarvi a mantenere alta l'attenzione e ad osservare con puntualità le regole comportamentali che conosciamo tutti molto bene. È fondamentale per ciascuno di noi, per i nostri cari, per la comunità. È fondamentale per proseguire su questo percorso che dovrà necessariamente condurci fuori da questo contesto emergenziale. Vi ringrazio di cuore profondamente per la vostra preziosissima collaborazione. Vi auguro buon sabato sera e vi auguro una buona domenica.